ragazzi. Sì, dai. Sì. Pietro da Milano, no? Fermi tutti. Pietro, dimmi. Sì, sono io, ciao. Dimmi, Pietro. Per quanto riguarda l'immigrazione, il ministro degli interni ci dovrebbe spiegare, sì, ok, i neri sulle barche li fermiamo, i cinesi da dove cavolo entrano? I cinesi, vabbè, ma chi se ne frega adesso dei cinesi? Pietro, no, sono migliaia. Ma è diverso, ma quelli che arrivano con gli aerei... No, è uguale, Cruciani, sono immigrati. Ma non sono irregolari, no, ma non sono irregolari. Sono tutti irregolari, lavorano in nero. Ma quello è un altro discorso, che lavorino in nero è un altro discorso. È uguale, Cruciani, è uguale. Pietro, senta, Pietro da Milano, senta Pietro da Milano, ma lei si è mai strappato? In realtà, è Pietro da Parma. Si è mai strappato i peli del culo sotto la doccia? Perché con la R moscia così mi sembrava. Sai che pensavo fossi un coglione, ma adesso la conferma. Perché sa, ci si riconosce tra simili, ci si riconosce. Non ha detto niente. Però Pietro, però c'è una differenza fondamentale tra i neri che arrivano con i barconi e i cinesi che lavorano qui. Nulla. Ma non i neri ce l'hanno più lungo, per esempio. Se uno è illegale, comunque ci saranno sicuramente anche dei cinesi illegali, ma non c'è dubbio. Però. Ma non hanno lo stesso impatto. Ma non hanno lo stesso. La Toscana è rovinata. Altro discorso, se sono arrivati è uguale, ma non sono è uguale. Irregolari senza documenti, Cruciani. Ma Pietro da Parma, lei si è mai travestito? È un po' cross dresser anche lei? Io si sente un po' donna? Da martello per spaccarti quel testone morto che ti hai capito, io potrei travestirmi da falce. Dai, e faremmo il partito comunista cross dresser, sarebbe bellissimo. No, però è interessante Pietro da Parma che ci offre questo spaccato. Si dice, ci preoccupiamo tanto degli immigrati che arrivano di colore, eccetera. Allora, in realtà ci sono una marea di cinesi, ma non solo ucraini, moldavi, sono, ma beh, ma delinquono, comunità. Rompono i coglioni, no, stanno, sì, tranquilli, sì, si fanno una vita, rovinano si fanno una vita, rovinano regioni, cosa, ma per favore. Ciao Pietro, voglio sapere un'ultima cosa però da Jessica.